Benvenuti ad un nuovo appuntamento del Quotidiano della Salute, la nostra rubrica dedicata alla medicina, alla salute e al benessere. Prima di partire vi ricordo che potete contattarci, scriverci le vostre domande, richieste e segnalazioni alla nostra mail di redazione che vi lasciamo in sovraimpressione, qds@antiparosmedia.it. Oggi parliamo di alimentazione, più nello specifico andremo a capire qual è la dieta ideale per depurare il nostro fegato, la più grande ghiandola del corpo umano che ha un ruolo fondamentale sia per ciò che riguarda il metabolismo che la digestione. Ebbene, per affrontare questa tematica, per rispondere a tutte le nostre domande, abbiamo il piacere di dare il benvenuto nei nostri studi ad un esperto della nutrizione, il dottor Lorenzo Traversetti, biologo nutrizionista. Benvenuto. Ciao Monica, grazie per l'invito. Allora, innanzitutto parliamo di questa dieta, appunto, dieta detox per il fegato. A chi è consigliata in modo particolare? La problematica del fegato è una problematica che riguarda tutti noi, chi più, chi meno e soprattutto in alcuni periodi dell'anno maggiormente rispetto ad altri. Pensiamo al periodo post festività o post vacanze, il fatto di aver alzato magari un pochettino più il gomito, il bicchiere di spumante per brindare piuttosto che il bicchiere di vino o di birra aggiunto, o anche semplicemente aver aumentato un pochettino il quantitativo di grassi introdotti con la dieta, ci può portare ad avere un fegato che abbia accusato leggermente il colpo, e questo può rendere necessario mettere in atto alcuni stratagemmi che permettano a questa ghiandola, la più grande ghiandola del nostro corpo, come hai giustamente detto tu, di rimettersi a lavorare al pieno della sua funzionalità per garantire un metabolismo attivo e un corpo in salute. Ecco, per depurare il nostro fegato, quali sono i cibi da prediligere e al contrario quelli da limitare o addirittura assolutamente evitare? Diciamo che è utile ricorrere ad un espediente che è quello di assumere gli alimenti amari. L'opzione amaro prevede che all'interno siano presenti delle sostanze, una su tutte, per esempio in tutta la famiglia dei broccoli e cavoli, si chiamano sostanze glicosinolate, che hanno la funzione di stimolare la funzionalità del fegato, quindi permettergli di lavorare meglio passando anche attraverso la stimolazione alla produzione della bile, che è poi quella sostanza che il nostro corpo utilizza per gestire al meglio l'assorbimento e l'eliminazione dell'eccesso di grassi e zuccheri. In più c'è da dire che l'acqua è l'alleato per eccellenza, quindi aiutiamo il fegato fornendogli la giusta quantità di liquidi. Cosa eliminare? Beh, diciamo che non andrebbe eliminato nulla, ma sarebbe bene controllare l'assunzione chiaramente di un gran quantitativo di zuccheri semplici, così come di grassi saturi in quantità elevate, e sicuramente presterei attenzione all'alcol perché è un antimetabolita, quindi è una molecola di cui il nostro corpo teoricamente non ha bisogno. Ecco, se dovessimo scegliere una tisana, quale sarebbe la più indicata per depurare il nostro fegato? In questo caso è molto utile la liquirizia, perché no, magari abbinata anche alla malva e al finocchio, permette di aiutare tutti gli organi emuntori, in particolare gli organi che interessano l'apparato gastrointestinale e quindi aiutano lo stomaco, aiutano l'intestino e di conseguenza aiutano anche il fegato e la cistifellea, perché non ci scordiamo che il fegato lavora in maniera ottimale quando anche la cistifellea, una ghiandola accessoria, coadiuva la sua funzione al meglio e quindi se non aiutiamo l'uno e aiutiamo solamente l'altro, rischiamo comunque di avere un effetto che non è il 100%, ma magari si limita al 50 o al 60. Esistono degli integratori particolarmente indicati in questi casi? Se sì, ci dica quali. In questi casi si utilizzano piante che sono parenti di quello che tutti conosciamo essere il soffione che troviamo nei campi, perché questa pianta è il tarassaco, ha una forte azione appunto di stimolazione alla produzione della bile. Parenti affini possono essere il cardomariano o possono essere anche i carciofi. Quindi ritorniamo agli alimenti e ritorniamo all'utilizzo integrativo, perché non assumerlo sotto forma di alimento, ma perché non utilizzarlo anche all'interno di una tisana o, perché no, all'interno di un preparato che sia di tipo erboristico e che permetta, assunto giornalmente, magari a metà mattina e a metà pomeriggio, di stimolare un ritorno alla piena funzionalità. Ho specificato metà mattina e metà pomeriggio perché queste sostanze, se assunte per esempio in associazione ad un pasto o ad alcuni farmaci, lavorando sul fegato e permettendogli di smaltire la tossicità, rischierebbero di
limitare leggermente l'assorbimento, per esempio, del principio attivo di un prodotto farmacologico. Quindi, se abbiamo abitudine di assumere un farmaco, per esempio, a metà mattina, a questo punto sconsiglierei di affiancarci questo tipo di integratore e ricorrerei, per esempio, all'inserimento nella metà pomeriggio. Ecco, ma quali sono i principali rischi di chi, pur sapendo di avere un fegato ingrossato, non si preoccupa di seguire una dieta adeguata? Il fegato è il centro del nostro metabolismo, quindi un fegato in salute ci permette di gestire in maniera ottimale i grassi e gli zuccheri, chiaramente quando vengano da un'alimentazione che sia un'alimentazione regolare, non troppo sbilanciata verso questi nutrienti. In quei pazienti, e purtroppo sono abbastanza comuni, in cui la non corretta gestione dell'alimentazione abbia portato a creare una sorta di custodia esterna al fegato, che è per l'appunto la condizione della steatosi epatica o sindrome del fegato grasso, il fegato rallenta la sua funzionalità, quindi non riesce a gestire bene questi nutrienti e può portare, in casi patologici ma meno gravi, ad un innalzamento dei valori ematici, per esempio dei grassi circolanti, pensiamo ai trigliceridi e pensiamo al colesterolo, e anche di conseguenza degli zuccheri, pensiamo alla glicemia. Chiaramente, se questo aspetto venisse sottovalutato per molto tempo, la situazione andrebbe a peggiorare gradualmente, con il rischio, perché no, anche di insorgenza di diabete o di problematiche molto serie a rischio della salute cardiovascolare, per esempio la formazione di placche aterosclerotiche e il rischio di infarti. Quindi sottovalutare il fegato grasso è una problematica veramente seria, perché è comune e perché purtroppo richiede un po' di impegno e di dedizione anche a tavola. Insomma, dottore, per concludere, per mantenere il nostro fegato in salute, che cosa non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole? La verdura e la frutta. Come dice la dieta mediterranea, dovremmo assumerne circa 4 porzioni al giorno e quindi 2 di frutta assunte anche durante i pasti, altrimenti fuori dai pasti vanno benissimo, e le classiche 2 porzioni di verdura sono molto utili. In questa ultima domanda io vorrei fare una piccola chiosa su un aspetto che viene demonizzato e che andrebbe invece un pochettino rivalutato, che è quello dell'utilizzo delle fritture e dei soffritti. Ora, lungi da me dire che vadano utilizzati abusandone giornalmente, ma una frittura fatta bene, quindi con un giusto olio, con una giusta quantità di olio e soprattutto un soffritto leggero, per esempio delle verdure, permette di stimolare la cistifellea e il fegato a produrre questa benedetta bile e quindi di conseguenza coadiuva l'intero processo digestivo, permettendo al fegato di mantenersi sempre attivo, perché mangiare bene costantemente 365 giorni l'anno, non concedendosi nulla, significa che il fegato entra in una forma di stand-by, utilizziamo questo termine, e quindi nel momento in cui rischiamo di sollecitarlo, ecco lì che il fegato possa rispondere in maniera meno funzionale. Ebbene, dottor Traversetti, prima di salutarci, ci tengo a chiederle di spiegarci tecnicamente quali sono i sintomi che indicano un fegato particolarmente affaticato. Ci sono alcune avvisaglie. Prima di tutto, la bocca. Una bocca amara o impastata, per esempio la mattina appena ci svegliamo, può indicare il fatto che durante la notte il fegato abbia sofferto un pochettino nella sua funzione e quindi di conseguenza possa presentare un leggero affaticamento. In più anche il colorito delle urine, perché le urine molto dense e molto gialle, anche e soprattutto quando mostrano la formazione di schiuma, possono essere un'indicazione che l'intero apparato digerente non stia funzionando a dovere. Nella maggior parte dei casi può dipendere anche solo dal fatto che si sia bevuto poco, però se si ha accortezza di assumere il giusto quantitativo di acqua e permane questa sintomatologia, potrebbe essere un'indicazione del fatto che il fegato debba essere supportato. E quindi se si dovessero avvisare alcuni di questi sintomi, è bene magari parlarne con il medico per valutare se possa essere utile associare una terapia farmacologica oppure con un nutrizionista per capire se possa essere utile correggere l'alimentazione. Ebbene, per altre domande o chiarimenti in merito all'argomento trattato, il nostro esperto della nutrizione resta a vostra disposizione. Vogliamo ricordare i tuoi contatti? Certamente, mi potete contattare al cellulare, il numero è 333-8638-938, oppure mandandomi una mail, l'indirizzo è lorenzotraversetti@yahoo.it. Ebbene, ringraziamo di cuore il dottor Lorenzo Traversetti per il suo prezioso contributo. Grazie a tutti voi per averci seguito e per averci dedicato la vostra attenzione. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.